Nandok, il gioco dell'incubo, scatola della Clementoni del 1994, con autorizzazione della Bonelli a usare i diritti del fumetto. Descriveremo solo il contenuto per i collezionisti della scatola e non le regole, se non sommariamente. Scatola superiore, sottovuoto giallo in plastica e parte inferiore della scatola. La plancia è formata da tre pezzi, una base, una parte rotante e una parte fissa, che vengono fissati con questi due perni, questo parte sotto e questo va sopra. Ci sono sei segnalini, un trascinatore che viene inserito in questi due buchi, questa parte, e sopra l'immagine di Dylan Dog, in modo da poter fare girare questo disco. Quattro cripte, che vengono tenute insieme da questi supporti, ne ho trovati 16 nella scatola, sei segnalini per i personaggi e poi tutta una serie di carte, 66 carte incubo che rappresentano in pratica gli imprevisti, come nei Monopoli. Poi ci sono 12 carte horror, che si mescolano insieme alle carte mistero. Poi ci sono 24 carte racconto e poi 6 carte di Landog. Il fondo delle carte mistero e delle carte horror è uguale perché vengono mischiate e messe insieme. Le istruzioni completano la scatola. Un dado con i numeri fino al 6, tranne l'1 che è rappresentato da la faccia e il volto di Dylan Dog. Per montare la plancia, si mette il perno all'interno della base sotto, facendola corrispondere col foro che c'è. Si inserisce la parte rotante. Quindi il disco fisso e si chiude con la parte superiore del perno. Voilà. Intanto si è messo qui la parte del trascinatore e sopra all'interno del trascinatore si infilerà l'immagine di Dylan Dog. Ad ogni giocatore vengono distribuite quattro carte racconto che descrivono un soggetto, in questo caso tu, un'azione, sei stato sfidato, una paura dallo zombie e un luogo nel laboratorio. In realtà questa è la tua missione, ma c'entra poco in quanto quello che importa sono cavaliere, scacchi, tomba e clessidra. L'obiettivo quindi è trovare queste quattro carte, che sono le carte mistero, che sono mischiate alle carte horror e che sono inserite all'interno dei quattro angoli delle cripte. L'obiettivo quindi è arrivare tramite il tiro del dado alla cripta e pescare una carta, cercando di ottenere quelle che servono al giocatore, in questo caso scacchi. Dylan Dog, gioco dell'incubo, Clementoni 1994. Iscrivetevi, grazie.